posto pesante del Real Quadrifoglio, ma era importante soprattutto non trovare la vittoria, dando anche seguito, anche perché la settimana scorsa siete rimasti alla finestra. Sì, vabbè, era importante portare a casa i tre punti perché comunque le altre che stanno dietro di noi stanno facendo un campionato ottimo, quindi è importante non perdere concentrazione, non perdere il terreno che comunque pian piano ci stiamo guadagnando, sia con la fatica in allenamento sia con la concentrazione che portiamo tutte le volte nella partita. E quindi credo che oggi sia stata una prova eccellente della squadra, sia affrontando comunque un derby che porta sempre le sue ansie, insidie certo. Durante la settimana, e sia perché comunque avevamo da riprenderci il primo posto che ci era sfuggito di mano avendo una partita in meno. Allora, tanto sacrificio durante la settimana, soprattutto non abbassare la concentrazione, poi in una settimana molto calda perché si doveva pensare a questa partita, non bisognava perdere la concentrazione. Tu lo hai dimostrato, tranne nella circostanza quando praticamente hai avuto l'occasione per esultare, quella palla poi è finita fuori sul tiro libero. Sì, è stato un bellissimo gesto del capitano che comunque mi ha premiato dandomi l'occasione di tirare il tiro libero, è andata male, però ho sentito comunque subito tutti i compagni che mi sono stati vicino e non ho accusato nulla riguardo il mancato gol, diciamo così. Quindi... Capitano che tra l'altro è stato anche altruista nel cederti proprio la telecamera, anche perché lui quest'oggi tra l'altro ha messo a segno una cinquina pesante perché gli fa guadagnare il primo posto personale nella classifica marcatori. Assolutamente, io vabbè con il capitano ho un rapporto anche fuori dal campo, quindi se lo merita e gli auguro che alla fine dell'anno si ritrovi ancora lì su. Ecco, poi... una squadra che segna tanto sì. E dà anche possibilità ad altri di segnare, perché io l'ho ricordato più volte nel corso della cronaca, oggi mancava Mariano Iannella che tra l'altro è sempre andato in gol in tutte le partite di questa stagione, oggi grande assente, ci ha pensato Ponzo, ci hanno pensato un po' tutti, Barbierato, forse dici se ci fosse finito anche io non sarebbe stato male. Sì, sicuramente sarei stato molto contento di andare tra i marcatori, però come ho detto all'inizio la squadra è solida, è forte, abbiamo giocatori di livello e quindi ogni settimana ognuno di loro riesce a tirar fuori qualcosa, il capitano ogni settimana continua a confermarsi, è un rullo compressore, quindi va bene così e con la speranza che tutti quanti ci aiutino a portare il campionato a casa. Antonello Giacobone, direttore generale del Real Quadrifoglio, c'è il sorriso. Proprio troppa consapevolezza di quanto è questa sì. Squadra a livello tecnico, magari sfugge quello che magari qualche cosa da poter correggere, qualora ce ne fosse. Una bottina. Antonello, c'è molta emozione dietro un microfono, c'è, è lecita. Vogliamo dire però qualcosa, anche se lontanamente lanciamo un messaggio. Il Real Quadrifoglio, nonostante che siamo a febbraio, è da poco iniziato il girone di ritorno, però qualcosa in società si sta muovendo, soprattutto rafforzando il corpo, lo staff non tecnico ma dirigenziale. Sì, è la prima cosa che faremo e che stiamo già facendo, valutando delle persone apposta che si concentrano un po' più sul campionato, perché purtroppo quest'anno è una serie di, speriamo andare in serie C2 e sarà molto più impegnativo e quindi speriamo in questa cosa, ma già stiamo lavorando molto bene su questo settore qui di dirigenza e niente, speriamo di vincere il campionato soprattutto, io spero di sì per i ragazzi e soprattutto anche per me, perché sto mettendo l'anima.
molto bene.